Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta, cari amici di Focus, il mistero della vita. Benvenuti nel salotto di Anna. Come vedete, dopo un po' di tentativi siamo riusciti a trovare questa soluzione, dove la nostra Susi è nel telefono, almeno così la potete vedere e sentire. Ecco, datemi un segnale che insomma ci siete ancora. Aspetto che arrivino un po' dei vostri commenti, non vedo ancora dei vostri segnali. So che stasera è stata un po' movimentata, è stata un po' un'avventura, però vediamo. Susi, un attimo perché qua non ho segnale di amici in diretta. Non puoi. Va bene qua. Non vedo ancora nessuno. Non vedo ancora nessuno. Spero che non si siano stancati. Strano. Ci deve essere qualche altro problema. Insomma, questa sera si danno da fare. Susi, è sempre così, eh? È vero? Sì. Che fanno? Ti ricordi che l'altra volta a un certo punto è saltato tutto? A un certo punto è saltato. Ah, qua sta arrivando qualcuno. Bene, ci sono, buonasera. Allora, grazie, vedo che stanno iniziando ad arrivare. Molto bene. Eccoci. Ci siamo, grazie. Il problema è che io adesso non posso leggere i vostri commenti perché ho il mio telefono impegnato, con la Susi. E qua sulla piattaforma vedo solamente i vostri commenti. Grazie, ci sono, vi sento. Molto bene, buonasera, ci siamo. Oh, che bello, stanno arrivando i nostri amici. Molto bene. Dai. Alla fine ce l'abbiamo fatta, come al solito, Susi. Allora, va bene, noi sappiamo che c'è sempre questo giochettino, soprattutto quando entrano in campo. Stasera siamo in due, fortemente, fortemente coinvolte e messe al servizio, vero? Dai nostri amici dei piani alti. E quindi, insomma, teniamo duro, non molliamo. Grazie, vedo che state arrivando, molto bene. E adesso io leggerò poi le vostre domande. Mi dispiace solo, piuttosto scrivetemi il nome così so chi è che sta facendo la domanda. Allora, cara Susi, ci eravamo lasciate a settembre, mi ricordo, a settembre ci siamo lasciate quando abbiamo fatto uno dei primi salotti, dopo la pausa estiva. Avevamo presentato il tuo ultimo libro, che eccolo qua, adesso lo vado a prendere così lo faccio salire, il tuo bel libro. Se non sbaglio, eccolo qua, dovrebbe. È andato via, ma ecco il colmo, scusate, è sparito il libro. Avevo la copertina dell'ultimo libro. Adesso questo è il tuo primo, vero? Semplicemente Angeli. Poi c'è questo, ma sì, questo è il primo. Ma allora adesso guarda, vedo di riprenderla di nuovo, la copertina, vediamo un po' se mi dà. Era una delle tue prime, vediamola. Un angelo, è il Eh terzo. sì, certo, vediamo un po' se riesco a recuperarla di nuovo, la copertina, vediamo se questa me la sta caricando, vediamo se. No, mi ha ricaricato questa, un attimo solo. Bene, intanto vedo che i nostri amici stanno arrivando. Comunque, quando noi ci siamo lasciati quest'estate, appunto, avevamo parlato del tuo ultimo libro, della tua ultima fatica, dove tu appunto racconti la tua storia, ecco. Il tuo vissuto, ecco, con i nostri amici dei piani alti. Vediamo se mi sta caricando, mi continua a ricaricare.
Un'altra copertina, va bene, la recupereremo. Dai, questa sera un po' così, ma comunque la faremo. E come sta andando la tua produzione editoriale? Ecco. Direi che sta andando molto bene, i libri sono richiesti, il terzo si chiama Ho visto un angelo e sono Sì. le testimonianze che ho raccolto di persone che hanno incontrato angeli terreni. Il primo e il secondo è praticamente la mia storia, le Sì. mie esperienze. Invece il terzo sono proprio testimonianze che ho raccolto da persone comuni come me, insomma, che raccontano le proprie esperienze di incontri con angeli terreni, perché esistono anche gli angeli terreni. Ecco, questa è una cosa molto bella, questa visione del capire che comunque esistono i nostri aiuti, anche in un modo tangibile, ecco, non solo come di solito appunto si pensa che sia sempre qualche cosa di così immateriale. In realtà è vero, cioè ci sono delle creature che sono incarnate, no? Vorrei farlo dire da te. Susi. A volte incontriamo delle figure particolari, sotto veste umane. Di solito capita o con dei ragazzi giovani, per giovani vuol dire anche dai 25 ai 30 anni, vestiti molto bene, sono sempre molto alti di statura. Di solito indossano giacche e pantaloni scuri e la camicia bianca, altrimenti in persone anziane, soprattutto donne, altrimenti senza tetto. È capitato diverse volte che si presentassero sotto forma di senza tetto. E in particolare, a volte non dicono neanche niente, a volte parlano, non mangiano, non bevono, non fumano, non hanno gli atteggiamenti umani e poi spariscono. Ci si accorge nel momento in cui ci giriamo e non li vediamo più, spariscono all'improvviso. In alcune situazioni è capitato a una ragazza che venisse accompagnata in aeroporto per il suo primo viaggio, che fosse stata accompagnata questa signora, fatta accompagnare questa signora anziana. A Sì. me è capitato di vedere questa figura giovanile vestita bene, di scuro, che mi ha accompagnato a casa in una notte un po' particolare. È capitato una signora qui a Borgonovo che mi raccontava la sua storia. E ha trovato questo senza tetto, ha detto un uomo bellissimo, molto pulito, e voleva dargli qualcosa, no? Voleva dargli qualche soldino. E questo ragazzo ha rifiutato, gli ha sorriso e ha detto: "Non la tieni", gli ha detto. Questo ragazzo ha rifiutato, gli ha fatto solo un sorriso senza dire una parola, ha fatto due passi avanti, si è girato, non c'era più. Arrivano nei momenti in cui noi abbiamo bisogno un po' particolari, no? Ci aiutano, però poi spariscono. Sì, Questo è. difatti l'elemento che li caratterizza è proprio quello, no? Che improvvisamente, cioè, ti volti e non li vedi più, no? Ah, E sì. quindi, cioè, ecco, di documentazioni così ce ne sono molte. Ecco. Oggi io ti ho vista su uno dei nostri network, insomma, televisivi, insomma. Ti ho vista insomma su Mediaset e a me fa sempre un po' sorridere perché c'è sempre il famoso Alessandro Cecchi Paone che ormai cioè, il suo compito è quello di fare contraddittorio, no? Ecco, in queste trasmissioni, no? Per cui cioè, tu stavi raccontando in questa diretta di oggi che appunto hai fatto parte di un lavoro di ricerca di un gruppo, no? Che è legato al. Con questo gruppo di ricerca sì, ho Sì. fatto questi esperimenti Sì. di contatti. È un modo per loro comunque per vedere chi è vero e chi è in realtà viene un po' sbugiardato, no? Che non è vero in Sì, questo modo, sì. perché questi punti sono molto difficili. Ecco, diciamo che l'aspetto interessante è poi sempre questo che per quanto riguarda la ricerca, la scienza ufficiale, non c'è mai riconoscimento, no, di questi aspetti. No, Infatti, no, no,
persone, guarda, sono persone che comunque lavorano, sono anni che sono dietro questa ricerca, perché la ricerca. Sì, ma non dico, certo, non dico loro, ma generalmente, cioè da un punto di vista scientifico, come diceva oggi Alessandro, e a me veniva da sorridere, mentre lui diceva, la scienza non riconosce la presenza degli angeli, no? Alessandro, a me è simpaticissimo, per me è una persona spinta, perché io l'ho conosciuto anche fuori dallo studio, per me è una persona spinta. Ma sì, ma anche io lo conosco, difatti è sempre carinissimo, molto gentile, simpatico, poi quando negli studi si scatena. È un opinionista. È questo che ti ho detto, deve fare quella parte lì lui comunque, deve fare il contraddittorio, ecco. E ovviamente c'è, cioè, comunque la posizione ufficiale della scienza non è una posizione che, cioè, riconosce così di buon grado, ecco. È molto particolare questo lavoro che tu hai fatto come medium, che abbiamo visto anche diversi articoli, insomma, in questo periodo, proprio legati al lavoro di questo gruppo che è legato all'Università di Padova, no? Preferirei non parlarne, Anna, perché è successo un po' di confusione. Allora, io sono molto contenta del lavoro che ho fatto, però vorrei lasciar perdere l'Università di Padova. No, ma difatti non voglio... non voglio parlare dell'Università. Delle notizie false. Sì, lo so che è successo questo, però quello che voglio dire, Susi, è che è interessante che comunque ci sia poi un gruppo, come ce ne sono anche altri, insomma, che si stanno iniziando a dedicare appunto a questa ricerca. Ecco, e questo, diciamo. Gli inglesi hanno iniziato da una vita, sì. In Italia cominciano già un po', prima che hanno cominciato a fare queste ricerche, sì. Sì. È bella questa cosa, perché comunque c'è sempre al desiderio di conoscere, no? Un mondo in cui viene sempre parlato in un modo un po' particolare, timoroso, con un po' di paura, invece è un mondo talmente semplice e veritiero che è giusto che ci si arrivi, insomma, a poterlo conoscere, a poter capire. E poi alla fine, guarda, capiremo quando saremo di là. Però, insomma, tante prove ce le danno, le conseguenze giuste, cercare anche di scoprirle, no? Certo, infatti. Io vorrei invitare i nostri amici, ecco, pure a fare delle domande. Sto leggendo adesso. La scienza ufficiale è come Pinocchio nel paese dei balocchi. Non so chi è che l'ha scritto, però carina questa affermazione, no? Sì, c'è sempre, no, questo grande gap tra appunto il mondo della ricerca e poi quello che sono le esperienze reali, no? Ecco, delle persone. È giusto, meglio parlare di questo. Parliamo di questo, sì. Ogni giorno abbiamo delle prove, a volte non riusciamo ad ascoltarle, a volte non riusciamo a vederle. Però abbiamo delle prove continue che questo mondo c'è, cioè non avrebbe senso questa vita, no? Poi, secondo me, perché qui è una difficoltà, un ostacolo continuo, sono dei dolori, perciò ci sarà un motivo, no? Perché facciamo questo. E penso che sia una grande crescita, una grande conoscenza personale per noi, perciò le prove le abbiamo tutti i giorni, basta un po' andare a ricercare, ascoltarle, no? Osservare un po' quello che succede, le danno tantissimi. Abbiamo sempre aiuto, sempre. Tornavo da Milano oggi pomeriggio, dicevo con un'autrice, gli ho detto: dico, stasera vedrai che la nebbia non c'è, perché ho chiesto ai miei angeli di non farmi trovare la nebbia. Sono partita, che c'era, stasera non c'era, nonostante il tempo di questo gruppo, anche in queste cose. Poi mi era capitato, guarda, un fatto, quando è stato l'anno scorso, forse sì, ero andata. Ero con una mia amica, non so dove sono andata, in uno dei miei viaggi, eravamo in macchina, c'era una fila, ma era tutto mezz'ora che eravamo in coda, con tantissime macchine, che io non mi sono neanche resa conto, perché parlavo così, io ho proprio detto, aiutami, no, a liberare questa fila. Io non so come è successo, perché in un attimo abbiamo cominciato ad andare, infatti l'ha donata questa mia amica, ha detto, fa, Susi, sembra incredibile, fa, se uno non vede non ci crede, no?
Certo. smaltire chilometri di coda in un attimo sembra impossibile, eppure è successo. Perciò tante prove tangibili ci danno, no? Ecco, difatti c'è uno dei nostri, non so, ripeto, non riesco a leggere i vostri nomi qua sulla piattaforma, sta appunto chiedendo, può darci qualche esempio di prove degli angeli? Ecco, Sto andando questa, adesso. A esatto. volte pensiamo a una persona, a dire, ma è tanto tempo che non la sento, vorrei sentirla. E nella giornata, nell'arco di poco tempo, arriva la telefonata di questa persona oppure la incontriamo. Ogni nostro desiderio, secondo me, chiesto in un certo modo, viene comunque esaudito. Poi è naturale che oggi mi ha colpito che poi non ho potuto rispondere in trasmissione. Una domanda che ha fatto un signore che adesso non mi ricordo come si chiama, perché certe persone vengono salvate e certe no. È Sì, normale che una è vero, persona l'ho così sentito quello, poi dopo non c'era il tempo, visto che non hai potuto rispondere. salvano chi possono salvare. Se il nostro destino comunque arriva ad un certo punto, non è che possono evitarci la morte, no? O un incidente. Cioè, il destino nostro è segnato e comunque scritto, di conseguenza. Non possono salvare tutti, cioè si salvano chi possono salvare. Poi, si è visto anche in alcuni incidenti che tante testimonianze dicono che si sono sentiti prendere da qualcuno e tirar fuori dalla macchina. A me è capitato anche di sentire una mia amica che a sua mamma ha le gambe amputate, lei continua. Doveva sollevarla, aiutarla, ha detto che sia lei che sua mamma hanno sentito qualcuno che gli ha tolto il peso proprio, si è proprio sentita sollevare. Ci Sì. aiutano in tante cose, quindi è naturale che non possono andare contro la parola di Dio, no? La parola di Dio è quello che poi noi abbiamo deciso alla fine, no? Perché sappiamo benissimo che decidiamo tutto prima di Sì, venire qui. loro non intervengono su quello che è il nostro progetto, certo. Prima di venire, certo. C'è una persona che ci sta dicendo, le persone in fin di vita. Caterina, ecco, visto adesso che è scritto il nome alla fine, Caterina dice: le persone in fin di vita sovente vedono una persona vicino a loro. Potrebbe essere un angelo? Sì, anche diversi angeli, possono essere anche delle anime, possono Potrebbe essere anche dei cari, dei dei propri cari, sì, non è capitati. detto, ecco. Un signore, sempre un'esperienza che mi hanno raccontato, che questo signore all'ospedale, le ultime parole che ha detto alla figlia, ha detto: guarda, ci sono quattro dottori vestiti di bianco che mi sono venuti a prendere. E poi in realtà erano angeli, erano figure Sì, energetiche. energetiche, sì. Quindi sì. Cioè, perciò siamo sempre comunque accolti e accompagnati, non siamo mai soli quando andiamo dall'altra parte, mai. Non siamo mai soli, siamo sempre accolti. Io, Susi, vado avanti con le domande perché così facciamo contenti i nostri amici, sei d'accordo? Ecco, ad esempio, ci chiede, non so chi è, non è, è possibile chiedere come distinguere la vicinanza di un trapassato da quella di un angelo custode? Sì, si capisce molto bene perché comunque l'angelo ha un'energia fortissima, si manifesta in modi diversi. Il nostro caro, possiamo sentire una carezza, possiamo sentire un profumo, possiamo sentire qualcuno che ci tocca sulla spalla o una voce che ci chiama. L'angelo ha un'energia talmente forte che a volte ci blocca e non riusciamo a muoverci. Viene da piangere quando c'è un angelo vicino perché ti dà proprio Forte. un'emozione. Sì, a me è capitato molte volte che mi scendessero le lacrime e neanche mi rendevo conto di Sì, piangere. sì, E sì. quindi quando arrivano o ci svegliano durante la notte, a volte capita di quasi che manchi il respiro e di non muoversi. E quelli sono gli abbracci degli angeli e un angelo che viene vicino. La differenza è molto forte, è È molto perché forte. l'energia che è molto diversa, è molto più forte, certo. Sì. Sempre c'è un altro nostro amica o amico che scrive: vorrei chiedere se si sono riscontrate delle formule di riconoscimento negli incontri con angeli terreni, se ci sono dei segni che hanno ricevuto riconoscerli o non vogliono oppure non vogliono palesarsi, quindi mostrarsi.
No, si mostrano a livello fisico, si mostrano a livello fisico, ci accorgiamo dopo che sono angeli terreni perché ci rendiamo conto che in una giornata, per dire, da tanti segnali che non sono comunque di un essere umano, che non bevono, sono capaci di stare 20 ore in piedi, senza mai andare in bagno, senza mai bere, senza mai mangiare, oppure spariscono all'improvviso. Al momento è difficile rendersi conto di quando si incontra un angelo terreno. Ricordiamo del suo minuto, ma non ci accorgiamo che è un angelo terreno, ce ne accorgiamo sempre dopo. Ci sono un po' di conferme, c'è chi dice sì, forse in futuro riusciremo a trovare questo incontro con la scienza. È un'altra nostra, amica o amico, non so, dice io, ah no, un'amica, io sono stata salvata da morte sicura 3 volte. C'è stato il mio angelo custode o la nostra madre Maria, ma di sicuro quelle morti non erano scritte, vero? Direi no, Quando vieni salvato, no? molte volte, ma non era il mio momento. Sì. Ho deciso di andarmene quando sono arrivata sulla terra, sarei andata sicuramente. Sì. Non era il mio momento. Nostri amici ancora dicono, io penso che si mostrano in continuazione per aiutarci, ma dipende da noi riconoscere cosa ci capita e non dire che era una coincidenza, questo è vero, no? No, certo che sì. Un'altra Certo. nostra amica dice: io mi sento chiamare per nome nella notte. Sì, anche quello. Lì possono essere anche i nostri cari che ci chiamano. Sì. Capita anche con i nostri, con le anime di luce che ci... Cioè, l'angelo è difficile, ma sì, può capitare anche l'angelo, però è, non lo so, è una sensazione diversa. Cioè, è molto importante, secondo me, ascoltare le sensazioni diverse che ci Sì, danno. L'uno è certo. più. Sicuro, e questo esercizio che bisogna imparare a fare, proprio quello, un po' di ascoltarsi dentro, di ascoltare, no? Le percezioni Di che ascoltare su quello che accade, sì. noi recepiamo dal mondo esterno. È capitato anche a me, dice un nostro amico di focus, come è stato un sussurro, ho sentito sussurrare il mio nome, come un sussurrio sarebbe del mio nome. Sentirsi soffiare sulla fronte, è un proprio caro? No, non è detto. Secondo me Sì, sì. sentirsi soffiare sulla fronte è un proprio caro? Secondo me sì. Sì, ma non solo, no, Susi? No, perché l'angelo è più forte, Senti vortici. non è un soffiare, non è un, almeno parlo per la mia esperienza, poi io, per quello che io. Cioè, per me no, per me sono i nostri cari, quando è come se fossero baci sulla fronte, no? Quando Sì, soffriamo. questo sì. Non batte. Allora, Sì, possono anche essere non i nostri cari. Possono ma a essere. me A te capita così, sì, non lo ma so. comunque quando ci sono le presenze, cioè tante volte cioè, senti come la fronte, i vortici sulla testa, no? Ad esempio, anche Non lo so, a me non è a te no, a non me non capita lo così? Almeno io parlo della mia esperienza, poi sai, non so le altre, cioè parlo Sì. quello che è successo qui perché l'ho provato sulla mia pelle e ho sentito anche altre persone che è successo così, ma quello non mi è Sì. mai successo. A me è capitato spesso di notte che mi svegliassero, che Sì. mi bloccassero col loro abbraccio, poi infatti anche la prima volta mi ero anche un po' spaventata perché non riuscivo a muovermi, a respirare, invece Certo. poi, quello che era un angelo. A me è sempre capitato molto di notte, poi quando mi chiamano di giorno così sono sempre anime di luce. A me l'angelo arriva molto di notte, oppure nei momenti in cui per dire sto cadendo, che mi sento tenere stretta, mi è capitato molte volte, io cado spesso perché inciampo dappertutto, mi è capitato di non cadere proprio perché mi sono sentita tirare su, Trattenere. salvare. Mi Sì. hanno evitato la caduta. C'è un'altra nostra amica che dice: mi hanno detto che quando dormiamo e siamo bloccati sono delle entità cattive.
Assolutamente no, non ci sono le entità cattive, non ci sono, bisogna svietarla questa cosa qui, non ci sono, vicino a Dio non può esserci il male. Loro hanno sempre detto, a me hanno sempre detto, ma parlo di 58 anni di esperienza, non di 2 giorni, hanno sempre detto che l'inferno è la terra, la dimensione più bassa è la terra, infatti tutto il dolore che dobbiamo affrontare ce l'abbiamo qui. Se noi Beh, ragioniamo, anche certo. un ragionamento molto logico, non avrebbe senso altrimenti questa vita. Tutti i dolori, le cattiverie, il male, le cose orribili ce le abbiamo sulla terra. Loro dicono che la dimensione è la terra, è la dimensione più bassa. In effetti si viene su questa terra, si fa questo percorso per imparare, per evolversi, poi si va di là e si continua l'evoluzione. A me è sempre stato così, detto così, io di entità cattive non ne ho mai viste. È il nostro pensiero un po' che trasforma, no? Quello che ci hanno insegnato la società, un po' il timore anche di quando abbiamo delle sensazioni così forti e abbiamo paura di qualcosa di brutto, ma vicino a Dio non c'è niente di brutto. Sì, però comunque sappiamo che il male esiste, non è una fantasia. A questo Ma il male esiste sulla terra, Anna, per me, sono d'accordo, qui. anche a me hanno detto che il male, anche a me hanno detto che il male esiste solo sulla terra, nella dimensione terrena, e si esprime anche, cioè voglio dire, il male si esprime attraverso la scelta dell'uomo, cioè è l'uomo che sceglie di agire non nel bene, bensì nel male. Io ho sempre visto luce, ho sempre visto anime che conoscevo anch'io che Certo. nell'immediato andavano dall'altra parte, cioè stavano bene, vanno nella luce, poi c'è chi avrà un'evoluzione maggiore, un'evoluzione minore, però il male è qua, cioè Sì, no, non è fatto. io penso una cosa che comunque quando c'è molta luce, forse c'è uno già perché c'è molta forza, no? Così hai meno, cioè, opportunità, meno riscontri, anche se. Non so, io nella mia esperienza ho visto che comunque gli attacchi in qualche modo arrivano, insomma, ma come noi stasera, come l'altra volta, cioè ti accorgi che quando si parla di certe cose, chissà perché ci sono sempre questi disturbi, queste operazioni, no? Così di disturbo dove, cioè, c'è sempre un impedimento, c'è sempre qualche cosa, cioè questa eterna lotta tra il bene e il male, comunque nella dimensione terrena esiste, certo, di là il male non esiste, no? Come No. dicono loro, di là il mare non c'è, è nella dimensione terrena. E quindi c'è anche questo aspetto, no? Che, come dicevi tu prima, cioè se uno ha un pensiero così, ovviamente tu attiri, no? Perché la legge d'attrazione funziona nel bene e nel male, no? Sì, si trasforma tutto. La nostra mente ha delle potenzialità incredibili. Scusate il gatto che mi sta graffiando i piedi, ando subito di Così, qui. io intanto sto leggendo le domande perché questa sera facciamo un po' di acrobazie. Io sono qua che abbraccio il cavalletto che tiene il telefono, da cui voi potete vedere la Susi alle prese con le sue cose. Sto leggendo un po' di messaggi. Sì, Leggi un po' di messaggi, intanto io cerco di tu tirarmi cerca su. di difenderti dai graffi. Allora, io ho visto di fianco al mio letto un uomo molto distinto, con la barba, alto e con un completo bianco. Non mi ha detto nulla, ma era una presenza molto forte. Eh sì, può essere. Può essere, può essere. Che quindi Sì, potesse capita. essere una presenza angelica. Ci sono i saluti di Enrico Valentini che ti saluta. Un Ciao abbraccio, Enrico, Susi. ciao. Ecco, Ciao Enrico, ciao Enrico. una domanda, per favore. Come sento a volte i profumi, mi capita che quando qualcuno deve passare oltre, sento sempre odore di bruciato, odore di cera di candela e altro. Possono sempre essere gli angeli a farmeli sentire? Grazie. Ma io, guarda, per la mia esperienza, gli odori arrivano sempre dalle anime di luce, non dagli angeli. Gli angeli hanno, quando ci sono, a me è capitato di sentire dei profumi molto particolari che non esistono,
umanamente. Degli odori che tipo, non so, il gelsomino mescolato a rose, la viola. Cioè, un profumo più particolare così, cioè non, non odori umani, ecco, voglio dire. Però secondo me i profumi e gli odori sono delle, dei nostri cari. A volte arriva anche l'odore di sigaretta se uno fumava, a volte arriva l'odore di un dopobalba, di un profumo particolare che usava personalmente una persona, a volte dei profumi di menta o di incenso, per questi profumi. Ma secondo me gli angeli hanno dei profumi diversi, non odore di bruciato. Sono molto, cose. Sono più floreali, ecco, no? Sono strane, sì, sono, perché sono molto forti, no? Non so a te come succede. A me è capitato più volte, ma sempre molto, sì, viole, rose, dei, un insieme, un bouquet di profumi dei fiori, è come capita appunto di sentire questo. Però secondo me i profumi sono più delle anime dei nostri cari, ecco, delle anime di luce. Secondo me. Beh, dobbiamo chiedere un po' di conferme. E c'è una domanda che voglio farti perché l'ha fatta più volte un nostro amico di Focus e lui vorrebbe sapere il perché, cioè, delle persone che nascono con delle malattie mentali. Quindi le persone che nascono con delle malattie mentali, che quindi... Ma sono scelte anche quelle, cioè, a me è stato spiegato che comunque noi prima di arrivare sulla Terra ci mettiamo a tavolino, me l'hanno proprio spiegato in un modo molto semplice. Noi studiamo con chi convivere sulla Terra, con chi fare dei percorsi, chi lasciare, chi deve andarsene prima, chi deve andarsene dopo. È un insegnamento personale, che siano le malattie, che siano... che sia la morte ravvicinata, qualcuno che ne va in fretta. A me è sempre stato detto che si è deciso tutto, infatti molte volte capita, no, di dire ma mi sembra di conoscerti da una vita, perché probabilmente un percorso in cui non abbiamo già detto prima, e perciò siamo un po' sempre noi che ci incontriamo e che decidiamo insieme. Io ti faccio del male, non ne faccio, però è giusto decidere di non farne, non è che è permesso di fare del male sulla Terra. Cioè, non hai mai scelto il male quando sei di là, non scegli di venire qua a far del male. Le scelte sono le nostre, di conseguenza la malattia è un rifiutare anche di vedere qualcosa, di affrontare qualcosa, perché, ripeto, la nostra mente è veramente una fonte di meraviglia, cioè, ci sono persone che con la mente muovono gli oggetti, la telepatia esiste, insomma la forza del pensiero a volte le fanno queste cose, se non ho mai visto, non me ne intendo, però cioè, vuol dire che la nostra mente è veramente una fonte meravigliosa. Poi, per me sono sempre nostre decisioni. Io ho fatto un periodo della mia vita che non accettavo questa vita terrena, non volevo andare avanti e continuavo ad essere ammalata, con dei problemi molto grossi di salute. Dal momento in cui ho accettato questa vita, ho cominciato ad apprezzarla, ad amarla, io non ho più avuto nessun tipo di problema. Sì, il nostro amico che faceva questa domanda la faceva riferita al fatto di soggetti che nascono già con delle malattie mentali, quindi anche con lesioni cerebrali e tutto, cioè, e perché, voglio dire, è difficile, no, per noi, per la logica della mente dell'uomo, accettare la malattia come... No, è sempre un insegnamento. È un insegnamento, certo, difatti. Poi a me hanno detto che i disabili, i ragazzi disabili sono angeli terreni, sono angeli che comunque insegnano tantissimo nella grandi vita. Maestri sono. Un disabile insegna l'amore puro, totale e completo. C'è niente da fare, perché è tutto spontaneo, è tutto puro, no? Certo, certo. Anche se è difficoltà per chi deve affrontare comunque un percorso del genere, perché... Io ho a che fare con degli animali disabili, ma in realtà è una grande fatica, perciò sì. È la stessa cosa, sono comunque anime pure. Sì, dove c'è sempre una possibilità di sperimentare l'amore vicino a queste realtà, vero? Allora, ancora un altro nostro amico scrive: io ho visto
Ho visto scendere una piuma bianca e luminosa dal soffitto che si è dissolta come una cartina tornasole sulla fronte di mio marito. Bello. È bello un bel segno. Molto Le piume bello. di solito sono gli angeli, le piume di solito sono per gli angeli, Sono loro, sono vero? tutte le piume. Quelle sì, a me non è mai capitato di sentire che si dissolvevano, che prendono luce, però sono delle piumette molto particolari, molto belle, piccolissime, e sono quelle dei segnali degli angeli, quindi è molto bello come segno. Sì, a me è successo quest'estate, mi è proprio apparsa una piuma bellissima, così proprio davanti a me, davanti ai miei occhi proprio, è apparsa e mi ricordo che c'era anche mio figlio che è rimasto stupito anche lui perché è proprio apparsa, c'è cioè una piuma che vola, la vedi arrivare, no? Invece questa era proprio, è bellissima, sono quelle piume principesche, no? Molto bello. E dunque, un'altra domanda. Come possiamo avvicinarci ai nostri cari trapassati ed avere evidenza del loro esserci ancora? La serenità, ricercarli, cercare di parlare con loro, cercare di creare un collegamento con loro, ma la nostra serenità, la nostra tranquillità interiore è la cosa indispensabile, perché ci pulisce la mente, abbiamo la mente libera, se noi siamo felici di tutto, se, beh, felici di tutto, sì, sereni di tutto, cioè qualsiasi cosa non ci dà una grossa preoccupazione, che sia a livello materiale, perché poi è quello che ci rovina, Sì. l'attaccamento al materiale, la preoccupazione di tutto quello che è materiale. Se noi riusciamo, comunque, io sempre l'ho messa anche in uno dei miei libri, che la nostra mente, come lo paragono anche a un secchio, no? Se noi abbiamo rancori, rabbie, preoccupazione, disagio, dispiacere, disperazione, riempiamo questo secchio. Paragoniamo questi sentimenti all'acqua e questo secchio si è riempito d'acqua, che sia un angelo, che sia uno dei nostri cari, parla, ma la mente, se tu parli nell'acqua non senti la voce. Se invece noi liberiamo la nostra mente dall'acqua, che sono tutti questi pensieri, che sono rancori, rabbia, tutte le cose che ci creano comunque fastidio, loro parlano e la voce rimbomba nella nostra mente, di conseguenza la sentiamo. Perciò è molto importante, soprattutto la rabbia è terribile, il vendicarsi, la rabbia che abbiamo dentro è terribile, ci chiude il mente e il cuore, ci chiude proprio tutto. Certo, la rabbia crea delle nebbie, delle grandi nebbie. Qui c'è una domanda. Ciao a tutti. Se posso, quando si parla dei cari defunti, ecco, questo allora va contro la teoria della reincarnazione. Spesso si parla di entrambi, ma non capisco come ancora i cari defunti nascono, eccetera. Se mi sono spiegato, boh, benedizioni, non capisco bene però questa adesso. Forse ho capito cosa vuol dire, se come facciamo a dire che, siccome collegano reincarnazione e nascita, come facciamo a dire che Sì, sto i nostri pensando. cari sono nati la reincarnazione, ma la reincarnazione viene dopo tantissimi Dopo anni, tanto tempo, possiamo certo. reincarnarci insieme ancora, passano centinaia di anni a volte per una reincarnazione, Sì. loro non hanno aggiunto l'impatto. Sì. Penso che intendesse quello lì, la reincarnazione viene, anche io quando ero più piccola, quando ero ragazzina, io non credevo nella reincarnazione, dicevo, ma è un rifiuto di stare dall'altra parte, si sta così bene, si ama tanto Dio, è impossibile, io non ritornerò mai, dicevo, perché io voglio stare di là con queste anime belle, questo con Dio e tutto. Invece mi hanno spiegato loro che la reincarnazione esiste proprio come varie vite ci servono proprio per evolverci e per una grande conoscenza nostra. E chiedevo come va mio papà, sono tanti anni che se n'è andato, ma io lo sento e lo vedo ancora. Un attimo, è successo qualcosa? Aspetta un attimo perché c'è qualcuno che sta entrando dentro la nostra diretta e non capisco che cosa stia succedendo. È la Ginella Tabacco, vi dico solo questo, ho visto. Non capisco che cosa stia succedendo. La Ginella Tabacco.
Abbiate pazienza, non so come fare ad avvisare. Ginella, devi chiudere, sei entrata in una diretta, devi uscire subito. Stacca tutto perché noi siamo in diretta. La Ginella Tabacchi, tanti di voi conoscono. Ci vediamo prossimo mercoledì. Saluti a tutti. Bellissimo, stacca, stacca, stacca tutto. Ecco, è uscita. La Ginella Tabacco, la nostra amica Ginella. Tu la conosci, Susi? No. Ginella Tabacco, lei ha scritto libri e da anni che riceve i messaggi di Gustavo Roll. Ma io Anna, scusami, sono sempre per conto mio, non Sì, conosco. sì. Beh, comunque i nostri amici, sì, ma i nostri amici l'aspettano tanto. Ecco, lei, ripeto, cioè, sono anni, 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 ha avuto veramente anche lei delle grandi, grandi testimonianze. Ecco. Si vede che è andata a fare una prova per la diretta della prossima settimana ed è entrata, adesso in diretta. Quindi stasera è bello, perché è tutto molto, molto, molto assortito, ma va bene così. Ecco, un'altra nostra amica ci scrive: ero al settimo mese di gravidanza, guidavo, ero sola, bruttissimo incidente, ma io mi sono sentita sollevare come in una bolla. Nessuna parte del mio corpo ha toccato l'abitacolo dell'auto e nemmeno il mio pancione. Ecco, questi sono i classici casi dove intervengono, vero? Mi salva tanto, sì. Sì, sì. Ma succede spesso, anche perché a volte, guarda, pensiamo che un incidente ci possa creare ulteriori problemi. A volte un piccolo incidente ci evita un altro incidente. Cioè, è sempre tutto comunque, secondo me, farsi anche tante domande su questo non è neanche giusto, perché comunque accogliamo quello che ci viene, no? Salvarsi, è vero che a volte andiamo sempre alla ricerca di sapere, 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 però anche ringraziare, dare una spiegazione buona, no? Appunto, abbiamo un piccolo incidente, guarda, mi ha evitato una cosa peggiore. A me era capitato una volta in macchina che ero rimasta, dovevo fare un viaggio, sono rimasta a piedi, ma mi ha evitato un incidente bruttissimo in autostrada. Beh, sicuramente non era il mio momento, però sono cose che fanno piacere, no? Si guarda, sono sempre comunque protette, sempre, perché poi noi a volte siamo molto testati, molto insistenti, no? A dover fare le cose, a volte i problemi ce li creiamo se ascoltassimo un po' di più quello che ci dicono, quando ci impediscono di fare, quando ci indicano su una strada, andremo anche un po' più lisci. Sicuramente, ripeto, non ci possono impedire di morire, ma a volte tante cose ce le cerchiamo noi, il libero arbitrio esiste, abbiamo delle decisioni che possiamo prendere che ci creano e ci complicano anche la vita a volte. Dobbiamo un po' ascoltarli un po' di più. Beh, bisogna imparare questo ascolto prima di tutto, è vero? Imparare l'ascolto, ad ascoltare. E c'è Teodora che dice: che affermazioni ha fatto rispetto alla nostra situazione italiana? Ah, se hai avuto dei segnali, insomma, delle informazioni, sta chiedendo Sì, rispetto a noi. ne ho avute diverse. Sì. Ma le avevo scritte e le ho anche pubblicate, ma è già dall'anno scorso, che comunque il 2021 è un anno di grande cambiamento, che il 2020 c'è stato un grande cambio di energia, un'energia molto forte e molti non sono preparati, come se noi siamo abituati al caldo, dovessimo andare ad abitare al freddo, no? Perciò questa temperatura ci sconviene, perciò parlano proprio a livello di energia. Hanno parlato di grandi maschere che cadranno, in effetti ne sono successe parecchie. Parlano del 2021 di un anno di grande verità. Io questi messaggi che ho ricevuto diversi anni fa dagli angeli, li avevo anche postati, li avevo scritti, perché credo proprio che tutte le volte si sono avverate alcune cose. Il periodo del Covid, l'avevano detto nel 2012, io ho postato un messaggio, parlano proprio di questo periodo, è naturale che l'abbiamo capito dopo, perché alcune cose non le possiamo neanche impedire.
parlano di chi ha il potere, gli sarà tolto tutto. E comunque, questo è anche un gioco, quello che sta succedendo è un gioco per toglierci la libertà. Invece noi viviamo di libertà, la libertà ci porta amore, ci porta respiro ed è indispensabile per noi. Ne hanno parlato tutti, sì, ho ricevuto diversi messaggi su questo 2021, è un anno di grande luce, di grandi verità e di grandi sistemazioni. Infatti anche tanti che hanno fatto il contatto con me hanno ricevuto non un messaggio uguale, ma un messaggio come per dire non ti preoccupare. Perché tutto quello che ti sta accadendo adesso, che ti arriva sulle spalle, è perché poi tu andrai nel pulito, no? Tutto verrà spostato via. Dovrai affrontare questi problemi perché poi partirai nel pulito e tutto ti verrà tolto dalle spalle. Diversi messaggi sono arrivati di questo genere. Cioè, per me è una cosa di molto bella, si cambia in meglio, no? Portiamo luce, questi ponti di arcobaleno che collegano i due mondi, dicono che ci stiamo collegando di più, ci stiamo unendo di più. Beh, in effetti è vero, perché le persone sono alla ricerca, no, di questo contatto con loro, alla ricerca comunque di una spiritualità diversa, che non è mai stata provata e insegnata. Perciò è molto, per me è molto bello questo cambiamento. Io ho molta fiducia in questo. Ecco, anche tu, anch'io sono, cioè penso che non sono dei tempi facili, però sono dei tempi della trasformazione, quindi c'è la fiducia in questo, cioè, la fiducia è, insomma, è una speranza robusta, ecco, quindi uno ha una forte speranza nel fatto che gli uomini riescano comunque a risvegliarsi e a difendere quelle che sono comunque le prerogative, no? Dell'essere, degli esseri umani, no? Quello che noi ci vediamo un po' spegnere adesso, no? Le relazioni, gli affetti, gli abbracci, i sorrisi, tutta quella parte lì emozionale che noi vediamo molto sacrificata, ecco, è da salvare con tutto quello, no? Guarda, io ti dico che ho sentito, non solo per me, dico la verità, a volte mi spiace anche dirlo perché sembra che uno dica, non ho fatto così per gli altri. Ma, per me il 2020 è stato un anno bellissimo, dico personalmente. Ho sentito molte persone che mi hanno detto, no, quest'anno mi ha insegnato tanto e mi ha tolto tanto peso sulle spalle. Perciò poi si rivela che tutto quello che hanno detto è proprio, secondo me, una questione a livello di energia. Tu ti scontri con delle energie nuove, più pulite, perché comunque Certo. dobbiamo portare luce, dobbiamo cambiare, di conseguenza la reazione umana è diversa, no? Per ognuno di noi. Chi è più pronto, chi è più aperto, chi è più pulito, pulito nel senso interiore, sto parlando Sì. sempre, fa meno fatica, no? Forse deve affrontare alcune cose, ma fa Certo, meno fatica. sicuro. Già, stato preparato prima, no? Sì. Per me aiuta anche tanto a capire questa cosa, perché poi alla fine non ci distraiamo così tanto, no? E capiamo dove stanno quelle verità, perché tante verità devono saltare fuori, tante, ma Sì, tante. io penso che, come dici tu, la differenza, ad esempio, in questo anno, nel 2020, che è stato un anno così appunto impegnativo, proprio di trasformazione, è molto, cioè abbiamo visto come le persone hanno reagito, no? Quindi come le persone hanno quella famosa resilienza, come le persone hanno saputo interpretare i fatti, gli accadimenti. E quindi le persone, come dicevi tu, che stavano, cioè, un discorso di energia, ma se tu sei già posizionato su certi livelli, il confronto con questo cambiamento è ovviamente un cambiamento, un confronto molto più, che può diventare anche un momento davvero molto importante, molto positivo, di grande crescita. Per tanti invece è stato proprio una grande, grande sofferenza, no? Perché non c'è stata altra lettura, altra possibilità di lettura, no? Di questo tempo. Quindi viene sempre fuori in ballo il discorso dell'evoluzione interiore, poi. No? Allora, andiamo avanti con le nostre domande. È vero, la nostra mente ha grandi potenzialità, quindi tutti noi possiamo aprire i nostri canali e avvicinarci all'oltre. Sì, possiamo aprire i nostri canali e avvicinarsi all'oltre, anche se non penso che tutti abbiano il.
la capacità poi di riferire messaggi, però in modi diversi, sicuramente, ma sentirli, io l'ho sempre detto che li possiamo sentire. Io l'ho sempre detto che possiamo sentire tutti, secondo me sì. Abbiamo tutti quel potenziale, certo, bisogna solo esercitarci un po'. Ecco, mi capita a volte la notte di sentire delle musiche incredibili che mi fanno vibrare e piangere. Possono avere a che fare con gli angeli? Quelle sono musica angelica, sì. Eh sì. Beh, bello, e non so chi tu sia perché non riesco a leggere il nome, comunque è molto bello quando si vivono queste esperienze. Trovo sempre i fiori per terra, i cuori per terra, eh beh, li Quelli conosciamo, sono i vero? segnali dei nostri cari, dei I nostri nostri, fan, dei vero? Sì, tuoi, sì. dei segnali dei nostri cari. A me capita spesso di vedere in casa un grande moscone nero e subito ho notizie che è morto un conoscente, oppure morto molto amico, oppure un parente. Questo da dove viene? Grazie? È una coincidenza oppure no? Non c'entrano niente i È nostri vero? segni, assolutamente. Bisogna Poi. avere anche comunque come posso dire, un equilibrio, no, su queste cose. Non è che tutto, cioè se arriva il corvo, sei contento di ogni, ma non è così, cioè i segnali sono molto più delicati, più amorevoli, non c'entra niente, no, assolutamente. Secondo me no. Poi non Altra so. domanda, io ho una nipote che ha 16 anni ed è sempre stata sulla sedia a rotelle, a proposito di quello che dicevamo prima, anche questo, non solo le malattie, le infermità mentali, ma anche quelle fisiche, insomma, no? Sì, ve l'ho detto prima, i disabili sono degli angeli terreni. La disabilità è un'energia molto pura, anche se noi la vediamo in modo contrario, perché comunque è grande sofferenza, no? Per chi la subisce e per chi comunque accompagna chi la subisce. Però invece sono degli angeli terreni. I Sì, disabili sono angeli terreni. sono delle anime che sono venute a aiutare le altre anime e difatti non so chi sia, che però ci scrive: io ho una figlia disabile dalla nascita, ho sempre pensato che la sua anima sia più evoluta e che deve aiutare tutti noi, certo. Deve insegnare, è un insegnamento. Noi impariamo con la sofferenza, con la gioia non impariamo, noi impariamo con la È vero, sofferenza. abbiamo bisogno di quello. Perché la sofferenza segna più della gioia e ci induce a crescere di più. Impariamo, a volte si agisce nel modo peggiore, a volte si impara meno, a volte si impara di più, però la gioia, quando siamo contenti, non apprezziamo nemmeno quello che abbiamo, purtroppo. Anna Rita dice, penso anch'io che sia così, il dolore è il nostro migliore insegnante. Ti chiede, lei parla, qualcuno chiede se tu parli con i trapassati e poi fa riferimento alla metafonia. Ah, no, non Sì. capisco, sì. No, non capisco se è una domanda per te o meno, perché o se si riferisce a. Ah, no, chiede, si riferisce a Hilde Genovese che fa la metafonia. Scusami, perché qui non vedendo i nomi è un po' un problema stasera. Sì, avete capito, grazie mille Anne e Susi, non avevo mai sentito questa risposta, perché io mi ricordo quando ho deciso di venire qui, lo so, tanti non mi credono, ma io me lo ricordo. Quindi qualcuno che ricorda quando ho deciso di scegliere. Poi un'altra nostra amica dice: personalmente ho sensazioni strane riguardo questo periodo. Sento nel profondo che qualcosa di grande sta per accadere. A te, Susi, a te, Anna, hanno dato qualche messaggio al riguardo? L'ho detto prima, ho Eh sì. detto che prima, sono anni di grande cambiamento. Il 2021 andremo, secondo me, nel meglio, un'energia più pulita, però la preparazione comunque di questo cambio universale è un cambio di energia universale, proprio Sì. Sì. nell'aria, nell'universo. È quello che spiegavo prima.
Sì. Ma non vuol dire che accadrà qualcosa di brutto. A volte noi, alcuni, quelli che chiamiamo disastri, li vediamo proprio come dei disastri. In realtà non, a volte neanche lo sono, ma è una cosa, è un discorso veramente complicato e molto lungo da fare, perché bisogna stare anche attenti, perché a volte può essere frainteso. No, io sono arrivata ad un punto che qualsiasi cosa succeda, la prendo per il verso giusto, nel verso migliore, nel modo migliore, non la prendo mai come una grossa disgrazia, no? Mondiale, cioè qualcosa ci deve, dobbiamo capire, cioè per forza. Poi si sopportano anche meglio, si superano anche meglio, no? Queste Certo. cose. Guardavo ancora un altro messaggio. Negli ultimi anni di vita mio papà gli facevo la doccia e spesso ridevamo facendo battute. Adesso a volte mi capita di ridere mentre faccio la doccia e così quando tiro, mi metto a ballare, così come quando stiravo ed era presente la mia compagna. Anche lei è andata in un'altra dimensione. La mia domanda è frutto della mia suggestione o in questi momenti mi sono vicini? Grazie in anticipo per la risposta. Ma guarda, allora lì sei tu che comunque le azioni sono le tue, ma sicuramente i tuoi momenti lì ti stanno vicini, perché la nostra energia allegra ti attira molto, no? Cioè, se tu noi stiamo insieme in un loro riescono a farsi sentire da noi, ma vicini ci sono sempre, che noi siamo tristi, che siamo allegri e tutto, però quello lì secondo me è una tua azione, il fatto che ti balli, canti o ridi mentre fai la doccia, anche io rido da sola, a volte mi scappa da ridere pensando a qualcosa che ho fatto, qualcosa che mi è stato detto. Quindi lì sono le nostre azioni, però loro ci stanno comunque vicino. Se noi stiamo allegri e sereni, riusciamo a sentire di più, e questa è la differenza. Altra domanda, no, altra cosa, sì, scrivete il vostro nome alla fine perché almeno posso almeno chiamarmi di nome. Parlo sempre con il mio angelo custode, gli ho chiesto il suo nome. La mattina dopo ho trovato un libro sul pavimento e l'autrice si chiama Anna, nessun cognome, può essere il nome del mio angelo? Guarda, allora, Anna con l'H, eh? gli angeli non hanno né nome né fisico, però può essere perché sono dei nomi particolari, si danno un nome, oppure noi diamo loro un nome, Nome. proprio per poter, noi abbiamo bisogno di chiamare, no? Anche il nostro angelo, o di dargli una forma fisica. Può essere sicuramente. Abbiamo bisogno di perché si manifestano così, sì. Posso chiedere, l'Arcangelo Michele che sconfigge il demone in sembianze di drago, come lo interpreta? No, non l'interpreto, io non l'interpreto neanche di questo modo, non posso rispondere perché per me non esiste in quel modo lì. I tre giorni Non del so più. buio chiedono Non so se chi sai sono. qualcosa sui tre giorni del buio. Non so neanche chi sono. Neanche ci voglio pensare, perché a me non ne ha mai parlato. Perciò non, per me non ci sono questi 3 giorni del buio. Ecco, sto cercando di leggere questo messaggio. Mio figlio aveva 2 anni quando cascò sulla sua testa un cero grande, pieno di cera liquida. Mentre urlava dal dolore, gli dissi di non piangere perché il cero era benedetto dalla Madonna. Si quietò subito. La cera gli aveva completamente coperto gli occhi e tutto il viso. La cera è diventata solida in un attimo e era dolce come una maschera. Lei, un grande miracolo, non riportò nemmeno un piccolo rossore. Ah, è una nostra amica che ha raccontato il fatto che è successo. Beh, è notevole questa cosa, no? Perché voglio dire, la cera
c'era Ustiona, no? Una bambina di 2 anni. Sì, può essere, non lo fa rispondere anche. No, ma sicuramente c'è un fatto come questo, di sicuro c'è stato qualche aiuto, qualche intercessione, perché se la cera le è arrivata sul volto, le ha chiuso gli occhi, le ha coperto il volto, poi nel frattempo che si è indurita questa cera, comunque nel contatto con la pelle di una bambina di 2 anni, sicuramente delle ustioni, qualche cosa avrebbe dovuto esserci, insomma, no? Sono ancora molto delicati, no, i bambini, quindi io non escluderei. Se chiede a me, io dico che probabilmente c'è stato anche un aiuto, sicuramente. Per me sì. Io anni fa trovai sul mobile della cucina tante bellissime grandi piume bianche, come fossero arrivate lì, visto che le porte e le finestre erano chiuse. E chi le aveva portate? È sempre stato un mistero. Può trattarsi di intercessione di qualche angelo? A te, Susi. Di solito le piume arrivano dagli angeli, di solito sì. E sì, ma poi appaiono così da un momento all'altro. Non sai da dove arrivano, non Sì, c'è niente che le possa sì, sì. più belle, le più belle. A volte sono delle risposte quando arrivano queste pimette perché ti rispondono a qualcosa a cui vuoi chiedere, a cui vuoi dare le risposte. Siamo in grado di distinguere le suggestioni dal paranormale. Come mai la medianità è spesso consolatoria con messaggi uguali per tutti? No, a me non è mai successo di dare messaggi uguali per tutti. A me sono arrivati dei messaggi universali per tutti, mi sono sempre arrivati dal mio angelo. Io i messaggi che do sono sempre diversi, che senso avrebbe dare dei messaggi uguali? Non ha senso, ogni persona è diversa e ognuno ha dei carichi diversi dall'altra parte, non è possibile che siano uguali. No? Sì, certo, mi sono persa dietro a una domanda perché a volte si fa fatica a interpretare, cioè, com'è che sono stati scritti. Quando la dottoressa mi disse che i valori del duo test ero incinta, non erano per niente regolari, iniziai a trovare per terra medaglini della Madonna. Ah, va bene, era una condivisione. C'è modo di conoscere il proprio angelo custode? Alcuni dicono tramite la data di nascita, ah sì, parliamone. No, secondo me quelle sono solo cose scritte che a volte possono anche aiutare, no? Per chiamare uno dei nostri angeli. Però secondo me a me è successo così, conoscere chi era è stato prima creare un collegamento con lui, parlare con lui ad alta voce, cercare di creare un collegamento, poi ho capito chi era e ripeto, mi ha dato un nome attraverso il computer, ma io. A me è sempre detto che gli angeli hanno un nome, sono delle energie fortissime, grandissime e molto potenti, ma non hanno un nome fisico. Il mio è Ariel, ma mi è arrivato questo messaggio attraverso il computer, e ripeto, perché noi abbiamo bisogno di chiamare il nostro angelo con un nome. Io non voglio contraddire tante voci di altri, perché poi ognuno penso che sappia il suo, abbia la propria esperienza. Io dico quello che mi viene detto, io non credo tanto alla parola di chi ha scritto alcune cose, perché è sempre comunque la parola umana, non è mai, io credo molto di più alla parola che c'è dall'altra parte. Poi questo è un mio pensiero, è un mio modo di vedere le cose e come mi sono sempre arrivate a me. Poi ognuno può avere idee diverse, non so, io dico quello che per me è quello che mi hanno insegnato e quello che mi hanno riferito. Però anche a me, tramite il computer, mi è arrivata l'immagine e il nome che io stavo pensando a lui. Però prima penso che sia molto importante creare un collegamento, parlargli sempre, ringraziarlo, chiedergli anche qualcosa di cui abbiamo bisogno, avendo già la certezza che lui ci aiuta. E se la risposta ci arriva nel modo contrario in cui noi la pensiamo, perciò se noi chiediamo un fatto, chiediamo di conoscere. Di vivere un trascorso con una persona e questa persona ci viene portata lì, nel senso non di morta, ma si allontana o si. Non è detto che non abbiano accontentato il nostro desiderio, perché hanno fatto spazio alla persona giusta per noi. Non so se mi sono spiegata bene. Certo.
Comunque anche a me hanno detto la stessa cosa, Susi. Anche a me hanno detto che l'uomo così cerca di classificare, no, gli angeli, però mi ha detto: ma l'uomo non potrà mai classificare noi, il nome è una necessità della mente dell'uomo, ecco. Noi non abbiamo il nome, loro si riconoscono per l'energia, mi ha detto. Noi ci conosciamo per l'energia. Allora, in un convegno, qui no, Anna Rita, che tu conosci perché Anna Rita dice, ad un convegno di spiritualità mi dissero che ho una, no, non ti conosci, a un convegno di spiritualità mi dissero che ho una schiera di angeli intorno, quasi un abbraccio collettivo di luce, bello, no? Sì, gliel'hanno detto E sicuramente, certo, certo. bellissime parole Susi, magica la mia Susi, Enrico Valentini. Ciao, come Ah, si... sì, capisco. Ciao, come si fa a sapere qual è il proprio angelo? Quello che dice adesso, di creare un collegamento, io non riconosco l'angelo degli altri perché a me hanno sempre detto che tutti sono incontri e contatti personali. Per me è stato così, cioè è proprio creare un collegamento con lui, poi con pazienza, con tanta pazienza, con il tempo, poi in un qualche modo si fa riconoscere per poterlo chiamare, per poterlo classificare anche a livello fisico. Ma è molto importante, ce l'abbiamo dalla nascita, l'angelo, perciò parlare, Ce ringraziare. l'abbiamo tutti, soprattutto, perché anche a te la fanno la domanda, ogni tanto chiedono se abbiamo tutti un angelo o se abbiamo tutti uno spirito guida. L'angelo ce l'abbiamo dalla nascita, tutti, altrimenti come faremo? Noi abbiamo bisogno di queste figure, altrimenti le combineremo ancora di Sono peggio. i nostri guardiani, vero? A me hanno insegnato che lo spirito guida è il maestro dell'anima, l'angelo custode è il guardiano della nostra anima. Allora, che bello è quando ci si ritrova così a parlare, tu e le tue informazioni, io le mie, mettiamo tutto insieme, che bello. Allora, ho raccontato la mia esperienza del cielo. Ecco, è la Graziella Tucci che ha scritto quello che era successo a suo figlio. Gerarchie angeliche, 72 angeli che ognuno comanda 5 giorni all'anno, richiede. È sempre il discorso che facevi tu prima. Ho detto prima che io non credo più proprio scritti, gli angeli sono, ce ne sono tantissimi, sono ovunque. Sì. Tutte le gerarchie, cioè, abbiamo già noi le gerarchie, figurati se io da tutte le gerarchie agli angeli, Sì, sì. è impossibile, secondo me. Sì. C'era qualcuno che aveva scritto, aspetta, di un figlio che pensava, l'ho perso, sapere qual è il proprio angelo. Eccolo qua. Può essere la mia figlia andata in cielo? Un angelo custode. Susi, No, gli no. angeli non sono scritti, noi li Appunto. consideriamo angeli, sono sicuramente anime pure, però non sono angeli, l'angelo è diverso. È tutta un'altra storia, è Ha vero? un'altra cosa. Poi, ancora, facciamo ancora qualche domanda, Susi, perché so che tu sei tanto stanca che Infatti oggi... non ho quello mangiato, Ma dai, infatti. sì, ancora qualche domanda, dai. Vediamo se ci sono domande più che... più che condivisioni, perché tante volte sono delle condivisioni. No, queste sono sempre condivisioni. Ecco qua una domanda: perché avvertiamo nelle persone l'energia positiva e negativa ancora prima di conoscerle personalmente? Ma a volte non è che recepiamo l'energia, perché secondo me di negativo non c'è niente, c'è qualcuno davanti a noi con cui non abbiamo un percorso da fare e non ci piace, poi alla fine siamo umani, no? Ma secondo me le persone negative non esistono. Poi ci sono le persone che hanno una cattiveria, un percorso più del nostro o diverso dal nostro, però
Io non considererei le persone negative. Secondo me ci sono persone che non hanno, non si è programmato, per cui su queste persone abbiamo anche a volte le persone si attivano, c'è un legame probabilmente di vite precedenti, di affetto, c'è una repulsione a volte, no? Capita che qualcuno non ci piaccia proprio. Lo sentiamo, ma lo lasciamo andare, ma secondo me non è una questione di negatività sulla persona. Io non lo vedo in questo modo, a me non è così. Anche può essere anche il fatto che comunque in qualche modo abbiamo cioè, una capacità di percepire il campo energetico ecco, di una persona e quindi si percepiscano le vibrazioni ecco, più o meno positive. Io direi di concludere con una domanda, Susi, così poi ti lasciamo andare, dove ci chiedono. I nostri cari ci guardano e possono aiutarci. Io concluderei con questa domanda. I nostri cari ci guardano, sentono i nostri pensieri, sentono quello che abbiamo dentro. E sì, certo che ci aiutano, ma per me già, anche se non ci aiutano a livello materiale, quindi lo Sì. fanno, solo il fatto di farsi sentire da noi, di starci vicino è già un grande aiuto. Il fatto che ci aiutino comunque a sentire, che ci aiutano a comunque credere che questo mondo che è vivo, che è reale. Allora sì, secondo me sì, è già importante. Bisogna ringraziare per tutto, bisogna proprio imparare a ringraziare per tutto, per la minima cosa, e tutto arriva. Sì, e poi diciamo che la cosa bella è che tutti questi segnali ci danno la conferma che non è finito niente, che tutto continua, solo in un modo Certo. diverso, ecco. E noi dobbiamo abituarci a una continuità in termini diversi da quelli da cui eravamo prima. Ti farei proprio l'ultima domanda, perché questa madre che ho visto aveva già scritto prima questa frase, l'ha ripetuta. Lei sente degli scoppiettii nella camera dove lei si trova alla sera. Sente sempre questi scoppiettii. La figlia è mancata, se non sbaglio, un anno fa. Un anno fa. Sicuramente la È fiducia. andata in Sì. cielo da un anno, ecco, quindi lei sta chiedendo, può essere lei? Può essere un segnale, no? Certo che può essere un segnale, sì. Della sua Sì. presenza. Poi ecco, queste cose veramente ci devono dare forza, cioè, perché la grande sofferenza è proprio generata dal fatto che la nostra mente ha questa visione che tutto è finito, invece non è finito proprio niente, tutto continua solo in un modo diverso, vero, Susi? Allora, Susi cara, adesso ti lascio andare, che ti vedo cotta, stracotta, che metta basta. Vai a mangiare, che lei è arrivata a casa da Milano, che era andata in televisione, abbiamo fatto i salti mortali qua stasera per riuscire. Dai, va bene, fai depurazione, fai disintoxication day. Va bene, dai. Prendiamola così. Allora, ti ringrazio tanto Susi per essere venuta nel nostro salotto su Focus. Ti vogliamo tutti molto bene. Ogni tanto ti veniamo a chiamare e così vieni un po' nel salotto con noi a parlare e a rispondere alle domande dei nostri amici che ti amano e ti seguono tanto. Volevo fare vedere prima di chiudere però la copertina del libro, perché sai che io non mollo mai, no? E quindi sono riuscita a scaricare la copertina del tuo libro. Io non lo vedo perché E vedo tu non solo lo voi. vedi, e tu non lo vedi, e tra l'altro non capisco perché non ti vedo più. Io non vedo, ho messo sulla copertina e adesso, ah, eccoti qua. Aspetta, aspetta, aspetta. Ecco, tu non lo vedi, però adesso i nostri amici vedono te. E questa è la copertina, sono riuscita a caricare la copertina del tuo ultimo libro. Ho visto un angelo, eh? Ho visto un angelo, ecco, così almeno concludiamo con la copertina del tuo libro.
sono contenta. Io allora saluto tutti quanti i nostri amici, vi ringrazio tanto per la vostra pazienza, per la vostra fedeltà, perché avete resistito, siete rimasti sempre con noi, ma sapete che noi di Focus siamo sempre vicino a voi. In qualche modo arriviamo sempre, superiamo tutti i problemi e tutte le avversità. Susi cara, stavolta allora proprio Grazie ecco. di avermi ascoltato, di avermi fatto compagnia, vi ringrazio tutti con tutto il mio cuore proprio, un abbraccio grande. Grazie Susi, grazie. Aspetta che ti lascio andare a dormire, a mangiare, dopo dormire. Devo trovare un modo per staccarti, eccoti. Ciao. Bene, cari amici, allora anche io vi do appuntamento alla prossima settimana, nel salotto di Anna, mercoledì prossimo, come abbiamo potuto avere. Vedete che la nostra Ginella Tabacco si è anticipata questa sera. Si vede che stava facendo le prove tecniche perché è talmente preoccupata per venire a fare la diretta, no? Abbiamo già provato a fare le prove questa mattina e quindi si vede che ha provato a schiacciare il tasto del link che gli ho mandato. Si è inserita nella nostra diretta. Ebbene, avete avuto modo di, in qualche modo, di sentirla in anticipo. Quindi vi do appuntamento al prossimo salotto di Anna con Ginella Tabacco. Però domani sera, vi ricordo l'appuntamento di domani sera con la LUCS, l'Università della Conoscenza, e domani sera inizierà il corso di docenza di Giorgio Di Vitonto e di Pamela Quintus, è il nostro caro amico che è venuto da noi 15 giorni fa, l'autore di Angeli in astronave, soprattutto è la persona che negli anni 80 ha vissuto queste esperienze e che continua a vivere ancora questi contatti, quindi molto molto straordinari, dove inizierà appunto questo percorso di docenza, di insegnamenti, di quelli che sono appunto gli insegnamenti cosmici sull'amore e sulla fratellanza. Quindi domani sera alle 21:30 io li accompagnerò come ghost rettore, ecco, come io dico sempre, io sono il vostro ghost rettore della LUCS, che la considero una mia creatura, proprio che è nata l'anno scorso, nel mese di marzo, quando è partito il lockdown, che però ha aiutato e ha fatto del bene a tante persone. Siete stati in migliaia a seguire nei pomeriggi di quel pesantissimo lockdown le lezioni della LUCS quasi tutti i giorni. Sono felice di aver creato, insomma, per voi e per Focus questo servizio, che quest'anno continua, anziché al pomeriggio, alla sera. Quindi quando ci sono lezioni della LUCS, voi vedete nel post proprio la bacheca della LUCS, l'Università della Conoscenza, è segnata la docenza. Quindi domani noi aspettiamo con grande gioia Giorgio Di Vitonto, che è un testimone storico di accadimenti veramente straordinari, anche i suoi, che ci inizierà allo studio di quelli che sono gli insegnamenti cosmici dei nostri fratelli celesti, insegnamenti che anche lui ha ricevuto e che continua ancora a ricevere. Allora, vi abbraccio caldamente tutti quanti, vi ringrazio sempre per la vostra presenza e vi do appuntamento. Domani sera ci vedremo proprio poco perché vi farò solo l'introduzione, l'apertura di questo corso, di questi insegnamenti, però poi prossimo mercoledì saremo di nuovo qua con voi, vicino a voi, su Focus 3.0, il mistero della vita. Non mancate, vi aspettiamo. Grazie a tutti, come sempre. A presto.